Noi siamo un paese che a volte ha delle belle leggi però non le applica. E la legge 38 è tra le più avanzate d'Europa per quanto riguarda le cure palliative e le terapie antidolore. E scopriamo che però soltanto su un campione di 12.000 persone ascoltate soltanto il 45% la conosce. Quindi c'è un problema di far conoscere questa legge, di far crescere la cultura della lotta al dolore, della dignità del fine vita. E c'è un problema di applicazione della legge in tutte le sue parti, dall'avere gli hospice, avere l'assistenza domiciliare, ad avere la formazione del personale. Quali sono i vostri suggerimenti per il governo? Beh, intanto che se ne occupi, perché c'è sempre una questione di priorità politica. Il governo sta facendo il nuovo patto per la salute, inserisca l'applicazione di questa legge come uno dei grandi temi del nuovo patto per la salute. E poi si facciano le cose previste dalla legge, in particolare relativamente alla formazione. Si completino gli hospice sul territorio nazionale perché ci sono troppe differenze regionali. E si migliori l'assistenza domiciliare, che è quella la via maestra.